Ciociaria Land of Emotions alla scoperta delle città fortificate. Siamo oggi a Veroli, che abbiamo avuto modo di visitare in altre nostre puntate, ma oggi scopriremo la sua spettacolare fortificazione, la cinta muraria urbana che risale a tempi molto antichi, ma che si conserva oggi in un bellissimo tratto che difende la città nella parte orientale. Su questo lato della città, infatti, è conservato un tratto di circa 700 metri della cinta muraria urbana, che corre giusto esternamente ai rioni di San Leucio, Sant'Angelo e Sant'Erasmo. Inizieremo la nostra passeggiata da qui, che è il luogo dove in passato era una porta d'ingresso alla città, la porta Civerta, il cui nome deriva dalla contrazione dei due termini latini civitas erecta, città alta. Da qui quindi si saliva alla parte più alta di Veroli, che è a circa 700 metri sul livello del mare. Infatti siamo qui a poco meno di 600 metri sul livello del mare e saliremo precisamente a 672 metri percorrendo lungo questa passeggiata archeologica un dislivello di 67 metri. Era la rocca di San Leucio la parte più alta, la balza superiore dell'insediamento ernico di Veroli, da cui la città poteva controllare la Valle del Sacco. E allora seguitemi in questa interessantissima passeggiata. Veroli fu fondata nel primo millennio avanti Cristo dalla popolazione degli Ernici, contemporanei di Equi, Sanniti e Volsci. Questa popolazione si insediò nell'area est dell'attuale provincia di Frosinone, sulle ultime propaggini dell'Appennino, su monti che da loro presero il nome appunto di Monti Ernici e che circondano la città di Veroli ad est. Già al tempo dei re etruschi, le città erniche, ricordiamo con Veroli, Anagnia, Latria e Ferentino, le più importanti che costituivano la Lega Ernica, ebbene queste città erano alleate di Roma. La romanizzazione, cioè l'inglobamento all'interno di una politica e di un'amministrazione prettamente romana, ha inizio già nel IV secolo avanti Cristo. Veroli ebbe il privilegio quindi di essere elevata allo status di municipium e fu iniziata una monumentalizzazione anche, no, di quell'area che poi doveva diventare il forum di Verule. È proprio a questo periodo storico di cui vi ho parlato, dal primo millennio avanti Cristo fino all'epoca romana, che fa riferimento la prima fase costruttiva di questa cinta muraria. La
La prima fase costruttiva della cinta muraria di Veroli è stata realizzata in opera poligonale e qui alla mia destra ne vediamo un esempio. Dal punto di vista storico invece è più difficile dire in quale secolo questa fase è stata realizzata con questa tecnica, perché ci sono più tesi. Una tesi secondo la quale le mura poligonali di Veroli, che difendono l'abitato sul versante orientale della città, risalirebbero al primo millennio avanti Cristo, sesto, quinto secolo avanti Cristo, e realizzata direttamente dagli Ernici, e un'altra tesi invece secondo la quale furono i Romani, adoperando l'opera poligonale, a realizzare sostanzialmente la cinta muraria della città su questo lato a Veroli, ma come anche in altre città della provincia di Frosinone, in Alatri, in Anagni, in Ferentino. Riguardo alla tecnica costruttiva, l'opera poligonale o megalitica o pelasgica deve il nome alla presenza nella parete muraria di grossi blocchi di materiale calcareo, in questo caso, perché Veroli è sorta su una collina di calcare. La caratteristica dell'opera poligonale è quella di vedere la messa in posa di questi grossi poligoni che noi qui proprio possiamo osservare, di questi grossi poligoni estratti direttamente dalla collina e guardate che qui si vedono proprio poggiati sulla collina stessa, sullo sperone roccioso che era l'antico livello del piano proprio da cui sono stati estratti i blocchi. Ebbene, questi blocchi venivano messi in posa, in questo caso la maniera è cosiddetta di prima, no, secondo dei piani che non possiamo individuare precisi, paralleli e lineari, e però i blocchi sono giustapposti gli uni agli altri. Vediamo in qualche parte delle mura, vedete che i blocchi sono sagomati, sono stati modellati per poter combaciare l'uno sull'altro, ma queste mura stanno per gravità, non c'è tra i blocchi stessi malta cementizia, sono quelle meravigliose strutture che in Grecia erano già state realizzate nel 2000 a.C., che adoperano il materiale a disposizione. A Veroli c'era il calcare, nelle aree etrusche per esempio c'era il tufo, e adoperano questo materiale locale per realizzare delle strutture che stanno solo per gravità, ma resistono al tempo, sono giunte fino a noi. Quindi pensiamo all'abilità che i costruttori delle cinte in opera poligonale avevano acquisito nel tempo. E tra l'altro questo tipo di tecnica costruttiva, l'opera poligonale, è proprio stata studiata e si è rilevato come sia perfettamente adatta ai territori sismici, perché garantisce in caso di scosse di terremoto la stabilità stessa della struttura, cioè questo tipo di costruzione riesce in qualche maniera a reggere bene le scosse appunto sismiche. I'm not.
Queste mura sono state definite in passato anche mura ciclopiche, pelasgiche o megalitiche. Il nome è stato dato in riferimento alla megalitiche, per esempio al fatto che fossero delle grosse pietre, da mega, grande, litos, pietra in greco. Ciclopiche perché si è in un certo periodo pensato che fossero stati dei ciclopi, dei giganti che avessero messo in posa dei blocchi così grandi. In realtà gli archeologi hanno scoperto che, come dicevo prima, chi ha costruito queste cinte murarie ha adoperato materiale trovato in situ e quindi in questo caso la collina calcarea è stata adoperata come cava delle pietre e le pietre venivano estratte direttamente dalla collina, magari dalla parte più alta, e scese piano piano nelle parti più basse a realizzare pietra dopo pietra, filare dopo filare, questi grossi strati di mura che dovevano raggiungere in passato nella loro forma originaria, nella loro altezza originaria, circa 6 metri. Oggi a Veroli se ne conservano dei tratti che arrivano massimo a 3 metri, tra i 2 e i 3 metri, che sono poi intervallati a tratti di ricostruzione moderna. Per quanto riguarda la grandezza dei massi, questi massi sono stati misurati e vanno da massi che hanno una lunghezza di 2 metri e una profondità di circa 70, 90, 100 centimetri per un'altezza di 50-60 centimetri mediamente. E oggi noi li vediamo con l'aspetto che è stato dato ad essi da 2000 anni di storia, se fossero stati effettivamente realizzati nel primo millennio avanti Cristo, e quindi l'acqua, il sole, la pioggia, il vento ne ha determinato questo caratteristico aspetto bucherellato, appunto perché il calcare viene intaccato dagli agenti atmosferici, e poi muschi e licheni si sono insediati sulle superfici laddove non ci sono addirittura delle piante. Infatti ci vengono in mente le mura antiche di Roma, che sono dalle quali scendono bellissimi grappoli di capperi. Sulle nostre mura fioriscono bellissime piante a fiore, coloratissime in estate, e vari tipi di erbe. Queste mura sono state realizzate sul versante orientale dell'insediamento di Verule, perché su questo lato la città non era difesa naturalmente, al contrario di quanto avviene sul lato occidentale, dove c'è un dirupo molto ripido. Qui invece la città degrada dolcemente verso l'alta valle del fiume Amaseno, e quindi fu costruita la cinta muraria. Le mura poligonali, quelle che oggi gli archeologi chiamano, definiscono poligonali, sono state anche mitizzate chiamandole mura pelasgiche, facendo riferimento al mitico popolo dei Pelasgi che, proveniente dalla Grecia, avrebbe fondato tutte le città che sono, che presentano strutture in opera poligonale. In realtà, come ben ci ha spiegato il direttore del Museo Civico di Alatri, dottor Luca Attenni, questo errore è stato, se così lo possiamo chiamare, questo ricorso alla mitologia risale ai cosiddetti viaggiatori di scoperta, cioè quei viaggiatori ricordiamo essere stati in primis Petit Radel, Dodwell, Marianna Candidi Dionigi, botanici, archeologi, intellettuali che tra il 700 e l'800, provenendo dall'Italia, dall'Inghilterra,
dalla Francia, dalla Germania, hanno scelto delle rotte diverse di viaggio rispetto a quelle del Grand Tour, che prevedevano questo viaggio sentimental culturale in Europa che finiva poi in Italia, e loro si sono spostati in quella che in quel periodo era definita genericamente Campagna Romana, ma fuori Roma, fuori Castelli Romani, e sono arrivati qui nella nostra area, quella che oggi è la Sociaria, che era il Lazio meridionale, e si sono trovati davanti ad insediamenti antichi che, diciamo, di cui un po' si era persa la memoria, e che essi, grazie ai rilevamenti che fanno, alle stampe che ne producono, che riproducono poi i disegni e gli acquerelli e che fanno girare per l'Europa, contribuiscono a, come dire, a far tornare all'interesse, a porre davanti all'interesse di archeologi e storici europei. Quindi sono loro che, andando a ricercare nelle fonti, trovano negli autori antichi questa notizia dei pelasgi che fondano le città, e nasce da lì, l'opinione che siano stati i pelasgi a fondare Alatri, Veroli, Ferentino, Arpino, Atina, Segni, Lanuvio, tutte le città del Lazio meridionale che presentano queste strutture. Oggi, come ci ha detto il dottor Luca Attenni, le ricerche sono andate avanti, l'archeologia ha fatto scavi mirati, si sono fatti rilevamenti, studi, e quindi l'opinione è alquanto diversa. Ma di questo parleremo più in là, poiché mi vedete davanti ad una struttura particolare. Sono praticamente davanti a uno degli ingressi minori che permettevano l'accesso all'interno della cinta muraria in opera poligonale. Sono davanti ad una posterula o posterla. La posterla o posterula permetteva l'accesso e l'uscita veloce dal centro abitato. Vediamo che è stata realizzata in quale maniera, adoperando dei grossi blocchi ancora posti in loco, in alcuni in maniera verticale ed altri in maniera orizzontale. L'architrave di questa piccola porta misura circa 1,5 metri, l'altezza della porta 2,15 metri, per una larghezza di 70-80 centimetri. Vediamo che gli stipiti sono realizzati da più blocchi messi l'uno sull'altro, e la profondità del muro è di circa 2,75 metri, quindi è massiccia questa profondità. Adesso la posterula è chiusa di pietrame, e probabilmente diciamo, sistemi simili erano adoperati in passato. Si ritiene che esse potevano essere utilizzate per esempio per far uscire i greggi al pascolo e poi farli rientrare alla sera, perché sicuramente la cinta muraria di Veroli vedeva la presenza di altre porte monumentali di ingresso disposte secondo i punti cardinali. Ricordiamo Porta San Leucio, Porta Civerta di cui abbiamo parlato prima, Porta San Martino, Porta Romana ed altre, che però non ci sono diciamo pervenute nel loro aspetto arcaico, quello risalente proprio alla fase di cui stiamo parlando. Riguardo proprio agli attacchi subiti dall'antica Verule, si è parlato nelle fonti di una lotta tra la Confederazione Ernica e i Volsci, che provenendo dall'Abruzzo, dalla Piana di Sora, diretti verso i Monti Lepini, dove fondarono sia nel versante dell'entroterra che quello sul litorale degli importanti insediamenti. Si è parlato appunto di una lotta, e che proprio in riferimento a questa poi gli Ernici si siano alleati con i Romani per contrastare, diciamo, questa aggressività volsca. Frosinone stessa è stata fondata dai Volsci, e quindi una parte degli studiosi ha ipotizzato che in seguito all'alleanza e alla romanizzazione di questa città le mura siano state proprio realizzate per difendersi in relazione a questa situazione di attacco e difesa delle popolazioni protostoriche. Secondo gli archeologi, invece, queste strutture non avevano solo una funzione di difesa, ma sarebbero state realizzate anche con
con un fine estetico, sostanzialmente creando delle strutture che scenograficamente ponevano gli insediamenti, in questo caso ernici, all'attenzione dei visitatori che, arrivando nella vallata, in questo caso la Valle del Sacco, vedevano ergersi sulle colline le antiche città monumentalizzate attraverso la creazione di acropoli e cinte urbane di difesa con porte monumentali d'ingresso. Quindi questi archeologi sono propensi a datare queste strutture in poligonale in un periodo che va dal III al II avanti Cristo, nella cosiddetta fase ellenistica. Quindi un rinascimento ante litteram che ha interessato il Lazio meridionale proprio in quei secoli. In epoca medievale la cinta muraria antica fu riutilizzata e sopraelevata con una cortina in calcestruzzo. Inoltre fu potenziata la difesa realizzando delle torri a pianta rettangolare che aggettano circa di 2,5 metri rispetto alla linea della cinta antica. E vedete proprio alle mie spalle una di queste torri. Dovevano raggiungere un'altezza all'origine di circa 12 metri, presentano ancora oggi feritoie, finestre, e all'interno si evince la presenza di ballatoi, no? Che, su cui erano posizionati i corpi di guardia che difendevano la città di Veroli. Si ricordano nella storia due attacchi memorabili, uno avvenuto all'inizio del 400 ad opera delle truppe del re di Napoli, Ladislao di Durazzo, che da Arpino, dove aveva il suo castello, il castello Ladislao appunto, passando per Sora, oltrepassando il confine dello Stato della Chiesa, arrivò a Veroli e distrusse in parte le torri, in un tentativo di espansione chiaramente del proprio regno ai danni di quello del Papa. E poi ricordiamo la guerra del 1556 che ha interessato il Lazio meridionale, quando il duca d'Alba, viceré di Napoli, attacca Veroli e abbatte gran parte delle torri. Oggi queste torri sono state interessate da vari progetti e opere di ristrutturazione che si sono, diciamo, susseguiti dagli anni 90 fino ad oggi. E noi possiamo ammirarne circa 10 abbastanza ben conservate lungo questa passeggiata, che quindi, come vediamo, ci porta proprio a spasso nel tempo, dall'età arcaica all'età romana fino all'epoca medievale. Quindi continuiamo ancora lungo queste bellissime mura di Veroli per arrivare dove? Nella parte più alta, la cosiddetta Rocca di San Leucio, là dove si trova la torre per eccellenza, la Rocca appunto. Alle mie spalle c'è la Rocca di San Leucio, con essa sono 12 le torri di Veroli che si conservano e che sono visibili in questa passeggiata archeologica che oggi abbiamo fatto. La Rocca di San Leucio doveva anche essa raggiungere un'altezza di 12 metri, ma è ricordata nella storia per due episodi in particolare, legati a Veroli, città dello Stato della Chiesa, città nell'orbita del Papato Romano. In particolare si ricorda che nel 965 fu imprigionato in questa rocca Papa Giovanni XIII, un esponente della famiglia dei Crescenzi, che nel Medioevo, tra il 1000 e il 1100, si contendevano il potere a Roma con i Teofilatti.
fatto. Probabilmente il Roffredo di Veroli, comites della provincia di Campania e Marittima, che governavano tale provincia invece del Papa, avevano parteggiato appunto per il Teofilatto e quindi avevano imprigionato il nuovo Papa nella loro rocca. Invece successivamente la rocca fu luogo di rifugio per un altro Papa, Papa Alessandro III, il Papa che ricordiamo per lo scontro con l'impero rappresentato nella seconda metà del 1100 da Federico Barbarossa. Ebbene, Papa Alessandro III, fuggito da Roma in seguito alle invasioni delle truppe imperiali, si rifugiò a Veroli, città sicura, a metà strada tra Roma e Benevento, e dalla rocca di Veroli scrisse un breve, firmò un breve rivolto alla città di Alessandria in Piemonte. La città era stata fondata in onore di Papa Alessandro III dai 36 comuni della Lega Lombarda che avevano ottenuto l'alleanza con il Papa stesso. Infatti Veroli poi la ricordiamo proprio per l'episodio in cui il Papa incontrò il Vescovo di Bamberga, messaggero di Federico Barbarossa, che tentava di portare dalla sua parte la politica papale. Invece il papato si alleò senza ombra di dubbio con i comuni. Questa rocca oggi è in fase di ristrutturazione, si ritiene che già in antico le mura poligonali terminassero proprio sul sito della rocca e che lì ci fosse in antico la porta di San Leucio, probabilmente una porta di tipo sceo. Oggi la strada che proviene da Alatri entra in città proprio ai piedi della rocca di San Leucio, che possiamo ammirare sorgere proprio sulla rupe, sulle rupi calcaree. Ancora una volta il sito si è prestato proprio come in antico alla difesa strategica della città. Infatti dalla rocca di San Leucio possiamo ammirare la bellissima Valle del Sacco, i Monti Lepini che la chiudono, sul lato orientale dalla rocca si controlla l'alta valle della Maseno e lo sguardo arriva fino all'antica città di Arpino. Dalla rocca di San Leucio Veroli guarda un'altra rocca importante, la rocca di Fumone, dove fu prigioniero e morì San Celestino V. E da qui ancora lo sguardo va all'antica ed alleata città ernica di Alatri, che con Veroli, Anagni, Ferentino formava la Lega Ernica, che entra nella storia e di cui ci parlano anche gli scrittori antichi. La nostra puntata finisce qui. Noi ci vedremo in un'altra città per emozionarci ancora in questa bellissima terra di Ciociaria.